Dai, su. Poi Max gli ho detto fai il coso, ma lui che ha fatto non ci ha messo neanche scritto quello che è qua. Ora lo faccio io live. Tanto. Intanto mettimi qua. Non ci interessa. Qua mettimi qua. Non ci interessa, non ci interessa. Non ci interessa. Vedi, io sarò mezz'ora a smanettare. A smanettare. Vai. In live. Oh, vai, po- vai. Poco professionale. Vai, non c'è problema. Oh. Allora. Attenzione. Ah, primo, ciao Taglio, ciao De Black Yellow, ciao, ciao a tutti. Ah no, manco provato l'audio del microfono, se sente no, l'audio del microfono si sente bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti, oggi all'improvviso, infatti incredibile, eccezionale. Stiamo facendo delle prove, ciao ragazzi, stiamo facendo delle prove, ovvero il buon Fabio sta sistemando, come vedete, le varie chat, perché abbiamo il layout nuovo, quindi il layout per la chat di Twitch e anche per quello di YouTube, e in più... Oggi non è che non facciamo niente. Oh, voglio vedere quante persone il martedì alle 2. No, scusa, il mercoledì alle 2:30 non hanno niente da fare o che hanno un lavoro talmente comodo che gli consente di seguire la live. Quindi questa cosa la voglio vedere. Per il momento siamo live su Twitch e su YouTube e non penso, non credo su Facebook. Sì, certo. Anche su Facebook. Adesso andremo a vedere subito. Quindi intanto ciao a tutti, come state? Tutto bene? Bene, mi fa piacere, pure se non mi avete ancora risposto, però intanto il bene lo metto a prescindere. Allora, no, aspetta che Fabio finisce. Buon salve a te Luca. Ecco, così puoi leggere. Oh, ci abbiamo tutto, ok, perfetto. Allora, ma ci aveva lavorato, devo lavorare tutto il giorno, c'ho da fare. Allora, che facciamo? Ciao, io lavoro, ecco, vedi, io lavoro leggero in campagna a zappare, giusto, giusto. Ciao Christopher, ciao, ciao a tutti. Ma sì, ma infatti, chi va a scuola, chi se ne frega dei compiti, cioè giustamente. Ma li fai dopo, tanto è questione di un'oretta. Tanto è un'oretta, questo è come se stai a guardare due puntate di Dragon Ball, lascia fa. Allora, lascia fa. Allora, no, allora, adesso... Che ne pensate dell'XFX? No, domande su cosa ne pensiamo, va bene, basta. Va bene, a prescindere, bella, 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 bella. Ciao Stefano, ciao, grandissimo lavoro stai facendo, bravo, mi stai piacendo tantissimo, stai facendo un lavoro veramente ottimo, lui è quello con i tubi in acritico, che si è fatto tutto custom da solo. Ha detto che però gli scalda. Ho visto, ora ha detto pure che la pasta termica non toccava bene sul processore, quindi il waterblock, quindi orso ai piedini che non ha montato bene gli spessori, che non può essere che quello esce troppo lungo come piedino, quindi non lo fa toccare. Interoptane ancora niente, quindi c'è da aspettare. Allora vabbè, oh, comunque tutto sommato 22 non è male, non è male, insomma stiamo andando bene. Allora intanto che aspetto un attimino che il buon Fabio sta sistemando loghi, cose eccetera eccetera, io oggi non è che non faccio nulla, oggi faccio questo. Allora Ale, tu vai tranquillo. Io chi riconosce questo case? Che case è? Tanto il marchio lo riconoscete subito, però il modello, chi lo conosce di questo case? Quindi è facile. Non è facile, però è un case di un marchio abbastanza conosciuto, come vedete qui. Però è pure un bel case, no? Vedete, avrebbe la linea strana, squadrettata, strana che c'ha, no? Figo. Guarda Christopher, guarda, oh mazza, sei esperti, pensa che io prima di iniziare la live dovevo leggere sulla scatola che modello era, che non me lo ricordavo. Lo spec alfa, bravissimi, bravissimi, lo sapete. Allora, in questo PC, in questo case, oggi cosa ci montiamo? Come leggere dal titolo, assembliamo il miglior PC gaming del mese. Perché comunque, secondo noi, per... ciao Mela, vado a vedere con calma su YouTube. In che senso? Te la guardi dopo, Alex? Allora, il miglior PC gaming del mese. Dai, io per Mosca, lavoro, poi sempre qua. Grande Mosca, grande. Allora, dicevo, secondo noi è il miglior PC del mese. Se vedete roba strana che passa, loghi che scorrono, so io, che non è che faccio layout prima, mi piace farli live. Comunque. Meno male che oggi non lavoro, così posso guardarvi. Bravo! A me meriti di mettere un like sul pollicione, quindi raccomando ragazzi, like. Quindi il nostro PC del mese, non so se avete letto già le specifiche, però intanto ve le illustro. Allora, poi diteci voi se secondo il vostro parere questo, almeno per il mese di maggio,
secondo noi è il miglior PC gaming del mese, quello che diciamo si può presentare. Certo, normalmente ragazzi non sparate Sly, Titan, Firefly, perché bisogna considerare tutto, ovvero il costo finale e i componenti ci si mettono all'interno, quindi deve essere una cosa equilibrata. Se non è normale che vi dico il miglior acquisto del mese come auto, vi dico non so, un modello e voi me ne uscite con Ferrari, Lamborghini, cose impossibili. Quindi ciao, ciao a tutti. Allora, che cosa? Dai calzoni corti non si possono vedere. Dai, i calzoni corti non si possono vedere. Perché dove vivi, Domenico? I calzoni corti qua ormai fa caldo. Fa caldo. Ma con quei pantaloncini dovete attraversare il Tevere? Sì, esatto, esatto. Mannaggia a voi, mannaggia a voi che non... Cioè, qui fa caldo, raga, qui fa 30 gradi. Come fate a non... Aspetta che devo allargare un attimo la finestra. Aspetta, eh. Aspetta, 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 non ve muovete. Allora, pure di a Roma, appunto, e non fa caldo? Un po'. Allora, come dissipiamo il negozio? Raffreddamento al liquido. No, sto cercando di allargare leggermente la chat, che non... Oh, meno male, così la leggo meglio. Oh, va bene. Allora, ecco, c'è un telefono che suona, noi lo mutiamo subito perché non ci interessa. Allora, quale jeans? No, no, tu i jeans, noi qui fa come ci pare, fa caldo, calzoncino corto. Allora, oggi PC, componenti, mi raccomando, ciao, ciao, grandissimi, ciao, grande tu, grande voi. Allora, mi raccomando, questo è il case, sì, effettivamente è leggermente plasticoso, però un bel design, giustamente il design lo devi fare per forza con una parte in plastica. Perché oggi, bravo, perché oggi? Perché praticamente dovevamo consegnare questo PC nel pomeriggio o comunque in serata. Io a una certa ora c'ho da fare, quindi me ne vado. Quindi l'alternativa era registrare un video e poi mandarlo in onda nei prossimi giorni, oppure farci una live. Quindi ho detto facciamo una live, che ci frega, è pure più bella perché comunque interagiamo con voi. Tanto ho detto qualcuno che non c'ha niente da fare sicuramente c'è, infatti siete voi intanto i 37 mitici. Bravo, mettete i like che poi io mi arrabbio. Allora, configurazione con 0270 Gaming Pro Carbon, ormai famosissima scheda, ormai tutte le configurazioni solo, facciamo solo queste. Il logo di YouTube non mi piace molto. Non ti piace il logo di YouTube? Vabbè, lo cambieremo. Mi fa schifo. Poi, a Malvido in Calabria penso che tu stai in costume altro che calzoncini. Allora, poi, naturalmente... il 77700K, perché è doveroso ormai ad oggi, quindi questo andrà su questa bella scheda. Se non ce l'hai non sei nessuno. Le RAM, che qualcuno mi ha chiesto poco fa, le RAM sono due kit da, quindi sono due kit da 16, quindi 32 GB in totale di HyperX Fury da 2400 MHz, quindi comunque sono 4 banchi da 8 a 2400, quindi 32 GB di RAM. E quindi fino adesso la configurazione è già, ok? Raffreddiamo la CPU con l'H1200, ciao Alessia! Raffreddiamo la CPU con l'H1200 dell'Antec, doppia ventola, quindi da radiatore da 240 mm per raffreddarlo al meglio, perché su questo case ho visto che ci dovrebbe andare. Vedremo. Tranquilli, se... adesso ve li scrivo. Vedremo se poi ci va. Poi, io intanto continuo a espletarvi la build. Poi adesso vi dico anche il costo finale. Hard disk Western Digital Black M2 da 256 GB NVMe. Quindi comunque questo qui è per ora l'hard disk di più performante che ci, ecco, non leggo più i commenti. L'hard disk più performante che Western Digital ha rilasciato sui suoi, insomma, sulla sua categoria, insomma, no? Sulla sua scaletta di... Alimentiamo il tutto con un bellissimo Antec 7, pesa pure, un bellissimo Antec 750 EDG, quindi comunque sia alimentatore full modular con la ventola a LED possibile accendere e spengerla, 80 plus gold, quindi comunque un best buy, considerando il costo va veramente bene. Intanto ritorno, cerco, non posso perché sta scrivendo le specifiche, quindi non sto leggendo i commenti al momento, se no faccio salvo e poi le faccio modificare dopo. Aspetta, faccio salvo così torno alle notifiche. Mostra la pagina di visualizzazione, perfetto.
Sono tornato di qua, perfetto. Ciao Dexter, ciao. Poi, hard disk da 1 terabyte, che vi dico, questo è Digital Caviar Blu, per storage naturalmente. E per finire, chi ha già spizzato un pochettino la vista, la 1080 Ti Gaming X dell'MSI. Quindi, secondo voi, è o non è la miglior build da gaming del mese, considerando il rapporto prezzo-prestazione? Secondo voi? Secondo noi sì, lo è, perché comunque è un'ottima build. Il costo totale di questa build si aggira, adesso ve lo dico. C'è la permuta. C'è la permuta, scalando, togliendo. Ah, mancano i neon verdi della Cooler Master. Se li metti bianchi ti sciotta. No, verdi. Il costo totale di questa build è 2320 euro. Normalmente assemblaggio, visto che i componenti sono stati acquistati tutti da noi, quindi lo dico per chi fosse magari intenzionato un domani o in un futuro prossimo di acquistare un PC online, acquistando tutti i componenti da noi, noi offriamo il servizio di video, quindi da non sottovalutare, assemblaggio, configurazione, anche installazione versione di prova di Windows o definitiva, insomma, qualora uno voglia acquistare una licenza, completamente gratuito. Quindi comunque, ragazzi, ci vogliamo rovinare, amici. Allora, vado a prendere i neon. Quanta RAM è? 32 giga DDR4 HyperX Fury 2400 MHz. E questi sono i LED verdi della Cooler Master che vogliamo mettere all'interno di questo case. Quindi non ci resta che dare il via alle danze, quindi comunque cominciamo a scartare e spostare tutto. Avete visto il video che ho montato il PC da appendato nella live di venerdì scorso? Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché comunque sia, è stato molto divertente, molto carino. E però è stato poco seguito, perché comunque era un format un po' anomalo, un po' atipico, insomma. Allora, spostiamo il tutto. Se sei morto di gallo per niente. Mamma mia, ha fatto una sudata. Allora, tolgo le paradie del case, così me lo vado subito a studiare, intanto che... Ok, adesso dovreste avere la descrizione completa del Todos. Adesso la metto pure su per i poveracci di Facebook. Attenzione, c'è Youssef che come al solito ritorna e dice assumete. Allora, questo è un negozio 2.0, grande. Configurazione top, anche un po' troppo, ma l'alimentatore di maggior prestigio ci voleva. Ma il prestigio chi te lo dà? Il brand o la qualità interna costruttiva? Perché poi tante cose non si sanno, ragazzi. Cioè, non voi si sapete possono chi è neanche che... dire. Non si possono neanche dire. Però comunque, chi progetta questo tipo di alimentatore, state sicuri che la qualità c'è. Possiamo dire questo perché comunque non si possono dire certe cose che... capito? È come per le auto che noi possiamo parlare, però quando poi dici aspetta, chi è? Romeo, ma te lo posso dire, do una dritta, io però non ho detto niente, non lo dico a nessuno. Indovinate chi è che fa l'LED dell'Antec? La stessa che fa l'RM750 della Corsair. È un altro brand, ragazzi. Corsair e Antec non si riproducono da soli. Attenzione! Spoiler. E poi sapevate che io perché non volevo andare a finire. Sapevate che l'RM e l'LED sono uguali? Sono uguali? Poi il prestigio, quindi, chi lo fa? Chi si veste meglio? Quindi l'abito non fa il monaco, quindi attenzione, ragazzi, a volte comprate le cose semplicemente per il brand, la pagate di più, ma in realtà è la stessa cosa. Comunque, siamo sulla Tiburtina, Dexter, sulla Tiburtina. E poi devi mettere la pasta col dito, certo. Ma scusa, perché la chat di Twitch non va? Perché qui scrivono, ma qua non mi si vede. Quelli sono affari tuoi. Allora, l'unica pecca è il case di questa config, ma allora, è carino, cioè nel senso c'è, però per non farlo sempre, cioè comunque c'è una forma particolare, ci entra una bella build dentro, non è male. L'ha preso una ragazza, tra l'altro è andata molto decisa che voleva quello. Sì, non è male per niente, adesso però bisogna capire come si smonta il sopra, e di questo case qua, ecco, questa è la parte superiore che la togliamo per il momento, perché dopo qui ci dobbiamo andare a mettere il radiatore per il raffreddamento al liquido. Allora, cosa facciamo? Dai, bando alle ciance. Vi consigliate un case da gioco, ma ce ne abbiamo tantissimi, Mattia. Dai un'occhiata sul nostro sito, lo trovi sopra di noi, come legge, hardwareroma.com. Vai sulla sezione case, sono già ordinati per prezzo e ne vedi tantissimi modelli, quindi comunque
vedi tu quanto ci vuoi spendere. Ma vendere solo MSI, Dexter? No, in realtà no, però è il main brand che con cui collaboriamo, quindi principalmente sì. Come mai una live oggi, Alessia? Non è che ti stia migliorando. Praticamente, e l'ho spiegato poco fa. No, sto a leggere Francesco. Però pensato che sarà bloccato tutto, penso. È vero? Ho fatto un fake freeze. Allora, come mai una live oggi? Perché avevamo questo PC da montare, da consegnare entro questa sera. Quindi l'alternativa era farci un video. E infatti se ne è uscito con facciamo una live, vediamo chi c'è, vediamo se i fedelissimi o comunque nuove leve potranno giungere in questo canale, no? Girovagando, perché questa purtroppo questa configurazione non potevamo farla aspettare fino a venerdì, che almeno venerdì abbiamo fatto una live con questa, quindi è capace che adesso arriviamo venerdì che avremo le mani in mano, però quando capita capita, è come dice, quando piove piove, nel senso non è che puoi decidere quando. Quindi in questo momento c'è questo PC da fare, abbiamo detto facciamoci una live, bene. Togliamo la cosa, senti che ho detto, togliamo la scatola che contiene tutte le vabbè, literine. Vabbè, è stato un periodo stancante. Che poi dovevamo registrare una cosa pure oggi. Sì, è vero, ma non l'abbiamo registrata, quindi no, dovevamo registrare, non abbiamo manco detto che andava a Perugia. Quanti soldi ci vogliono? Ah, è vero, quanti soldi ci vogliono più o meno per... Vabbè, quella la diremo così, ciccio. O facciala solo tanto te vieni. A posto. Stefano Cucciardi, non sei simpatico. Oggi è arrivata anche la radio. Ah sì, non lo sai, ha preso una scheda video usata. Io l'ho spedita io, ieri. Mati? Purtroppo sì. Ah, io pensavo ci stava prendendo in giro. No, ha preso davvero. Funziona? Cioè, hai fatto tutto bene. Motte, sei perso sulla scheda video. Annaggia. Ma non credo l'abbia presa per quel PC. Dai. Quanti soldi ci vogliono per far girare un Rainbow Six Siege bene? Più o meno, io penso, 1.200, dai. Così, la butto là. È una roba pesante. Però ho capito, se gira Rainbow Six... Ragazzi, io non ho provato l'audio, niente, cioè si sente bene, la voce è pulita, abbiamo cambiato, non so se ve ne siete resi conto, ma ci abbiamo avuto problemi con alcuni video. Sì, è alcuni vero. Che tra l'altro usciranno, abbiamo cambiato anche il cavo del mixer, ne abbiamo preso uno più buono e dovrebbe sentirsi meglio. L'ultimo video, quello col case bianco, è stato un po'... una scitteria. Sei top, però. Sei sì. Sì, non mi funziona già le Twitch. Non so perché. Quel poraccio di Acquadda. Non verrà a letto dagli altri. Dovevo riesumare un cadavere. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ah, comunque non siamo pochi, siamo 60. Cioè. Ciao Fabi, ci vediamo la prossima. Allora, lascia un like se non l'hai lasciato, mi raccomando. Io tanto vado a mettere la CPU sulla scheda madre. Allora. CPU messa in posizione, poi andiamo con le RAM, forza gente, forza. Ma la terza camera è allora nella terza camera nelle live non verrà utilizzata perché comunque abbiamo layout doppio per la chat, la doppia chat Twitch. Si sente male, lagga, crasha, scherzo, siete bene, grazie Cosmic. E quindi comunque perché così presto? Perché io devo andare via, quindi che lui stacca tra esattamente 40 minuti, quindi questo tra 40 minuti deve essere finito perché... No, perché così presto? Perché lo dobbiamo consegnare, poi sì è vero che stacco anche, però in realtà non stacco mai in orario, quindi scusa, problema non si vuole. Scusa. Ci lamentiamo tutti, facciamo un appello al buon Fabio. Gli ho chiesto se mi comprava il Samsung Watch Gear S3 lì, come si chiama. Però mi ha detto di no perché costa troppo. Che dopo. Niente, allora. Te ne fai una ragione. Basta, questo lo rimuovo, vediamo. Io intanto faccio prove mentre... Qual è il miglior momento? Certo. Potreste spiegarmi per bene in cosa consiste Intel Optane e che performance può avere con SSD 850 EVO? E ancora non te lo so dire, Gap. Cioè, comunque sia, non ho studiato abbastanza perché c'avevo il gatto con l'influenza e quindi non ho potuto studiare, professoressa. Non mi dispiace. Prendi il Gear S3 su Girada.
No, raga, girata no. È pieno di YouTube. Sono quelli che fanno le sole. Ah, bene, bene. Le truffe piramidali. Bene, quindi consigliate proprio il meglio voi, eh. Bravissimi, bravissimi. Non di Gearbest, è pieno, no? Dei video di... No, gli Gearbest comunque sono onesti, tralasciando che se te si rompe la pila. Certo. Te la prendi... Però quello è solo se lo trovi rotto. È girata, certo. Semplicemente è piramidale. Quindi... Ah, ok, quindi proprio a lei. Sei pure al limite della legalità. Bene. Poi è pieno di video di youtuber che spiegano girata, che hanno preso sole. Ancora lo consigliano, mannaggia la miseria. Mannaggia. Metto l'M2 intanto io, eh. Sì, vai, vai. Fai come se fossi a casa tua. Sto a casa mia. Allora, M2, lo shield, tolto la pellicolina. Chi è che chi di voi che in questo momento è sulla chat della live ma non ha joinato la chat di Telegram o non ha messo il follow su Instagram? Eh? Vediamo un po' se vi prendo in contropiede, vediamo un po'. Sicuramente qualcuno c'è, sono sicuro di questo. Allora, intanto ho messo girata, mi pare il classico campo de fave, grande, vedi? Gente proprio che parla come mangia. Claudio Ciamarra dice: io tutto. Claudio, ho seri dubbi che tu lo abbia fatto. Ho veramente seri dubbi. Sei il ghost di te stesso. Allora, hard disk in posizione nel case. Adesso vediamo se riesco a inquadrarvi il case con una bella inquadratura dedicata di quelle fighe pro, capito? Così, olè, che non so manco come si vede. Dovrebbe vedersi bene, più o meno. Hard disk così, faccia in di là. Oh, così. Oh, bene. Poi, io questo lo monterei. M2, ok. Sganciare la cavetteria che porta... Ah, no, no, io ho fatto tutto nel senso che non ho joinato. Ah, ecco, infatti mi sembrava strano. Che case ha questa config? Ragazzi, spiegatelo al buon Axel che ha appena joinato. Con 1200 euro, con 1200 euro, che pezzi possono uscirci? Come vi chiamate su Instagram? EasyFix Roma? EasyFix Roma. EasyFix Roma. Credo. Forse, non lo so, Alessia ne sa più di noi. Non lo so, non lo so. Vedere qua, mi scrolli pure qua la finestra giù che mi sono perso sto la cosa qua della live qua. Bravissimo. Anvei Andrea. Oh, grande, grande, grande Andrea Antonangeli. Ciao a tutti, ciao, bravi, bravi, bravi. Ciao, ciao Andrea, ciao Daniele, ciao a tutti. Instagram credo di ripudiarlo abbastanza, pertanto seppur desolato non potrò seguirvi su quel social. Male, male, male. Very bad. In quella mob il secondo slot M2 è solo usata? No, 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 non è solo usata. Poi, che altre domande? Con 1200 euro che pezzi possono uscirci? Beh, io direi un i5, un 7400 con 16 GB di RAM, SSD da 250, la scheda video forse la 1050 Ti o la 1060 da 6 GB naturalmente. Bravo, te l'hai già fatto. Che altro mi sono perso oltre Instagram? Telegram, Claudio. Chiocciola EasyFix chat, chiocciola EasyFix hit. Sono due. Una alla chat è per parlare con gli altri. Ti consiglio disabilitare le notifiche. E il corso purtroppo a settimana non ci sono presente. E poi EasyFix invece hit è per... ricevere i nostri aggiornamenti. Se vuoi parlare col piastrellista bot per inviargli un messaggio audio, noi poi lo ascoltiamo e se vogliamo gli diamo l'ok e esce su EasyFix Hit, perché lì non si può spammare. Allora, vai in live a tradimento. Yes, yes. Allora, sto andando, sto procedendo. Io ovviamente ho scartato le bustine, adesso mi metto il case qua in posizione. Che vuoi? Che è successo? Che stai facendo? Ah, non funziona lì, ok, a posto. Niente, niente, niente. Allora, niente. Mascherina della scheda madre da mettere. Allora, che ne pensate di questa configurazione? Ma non,
Normalmente quanto vi prendete per il montaggio? Allora, se i pezzi non sono presi da noi, il solo assemblaggio viene 50 euro. Il solo assemblaggio. E naturalmente poi qualsiasi tipo di problema tu possa avere, quindi legato a... Ma mi scalda troppo, ma forse c'ho sto pezzo rotto. Ok, ogni test è un costo. Invece dall'altra parte è tutto garanzia. Quindi questo si capisce che è fatto apposta per comodità. Ma, vabbè, quindi mente, io nonostante la mia veneranda età non riesco a mettere una chat no. su un programma. Ti posso dire no. Te lo posso dire con certezza. Io ho sempre detto che tu, se il tipo non so, potevi fare anche lavoro. Aspetta. No, funziona. Funziona? Non mi ha preso i messaggi vecchi, ma funziona. Ah, ok, è startata adesso. Però ci siamo, ok, quella sotto la chat. Vediamo ciò Banu che ha scritto. Ho appena finito di spammare sulla mia pagina Instagram e il vostro canale YouTube. Bravo Cosmic, così mi piace, anche perché il canale Instagram secondo me ti può portare più in largo, perché comunque diventano virali tante foto, tante cose. Quindi, poi adesso ho messo la scheramata in posizione, si arregge perché ha un perno al centro invece che la vite. Cioè comunque ha una vite che fa anche la perno. Adesso ci andiamo a vitare sopra la schiena madre, quindi sperando di trovare le viti giuste, vediamo il passo, è per quello bello largo, che lo sto tenendo così più che altro per non andare a girarlo, sdraiarlo tutte le volte, quindi se riesco a montarlo tutto in questa posizione. Scusate tutti questi Twitch, che io intanto lavoro mentre voi perdete tempo. Voi perdete tempo a montare PC e tu intanto sta a lavorare, certo. Ok. Attenzione, va, ok, prova. Grazie Gri, a posto. Ok, allora poi c'è il problema che questo logo di YouTube mi copre una parte del coso, ma non va bene, il logo lo toglierei. Allora metterò no, uguale, non ci dovrebbe stare, o solo lo metti poco sopra, tra una finestra e l'altra. No, perché tanto questo qui scorre, questo qui mi scorre, certo. Quindi io lo metto in basso così. Bravo. Ok, mi sono aggiornato, stavolta ho fatto tutto davvero bravo Claudio, grande Gianfranco, queste sono le cose belle. Che bruci anche il ciborio. Ormai parlano come te, oh. Parlano come me. Cioè, stai creando una generazione di gente che parla con frasi fatte e a bambera. A bambera, bravissimo. È la cosa più bella che può succedere. Non è che stiamo trasmettendo, vedo, la nostra voglia di far conoscere il mondo vicino, no, stiamo trasmettendo la nostra ignoranza, rozzeria. bene. Stefano, ragazzi, Stefano, tu tanto continua. Stefano è l'uomo delle frasi fatte. Provate a dire, c'è qualcuno di voi che ha problemi sentimentali? Sì. C'è qualcuno che ha problemi sentimentali, che è appena stato lasciato, o c'è una ragazza di cui non riesce a togliersela da mezzo? Dite che Stefano ha una risposta per tutti. Massimo 4 parole. Lui c'ha un libro con le frasi fatte, è un fenomeno dell'escapologia. Cioè, se voi andate là e lo volete un attimo, diciamo, infastidirlo mentre lui sta sul posto di lavoro, tipo, lo sai, la mia ragazza mi ha lasciato, lui se ne esce con una frase tipo che è al contempo ti chiude il discorso e in più ti lascia comunque sia contento, tipo tipo, sai, la mia ragazza mi ha lasciato. Vabbè, ma tu guarda sempre i lati positivi, cioè comunque si vede che non era il momento giusto per voi. Quando uno ti risponde così, tu non, la risposta non ce l'hai, perché la risposta non c'è. Stai, fa caldo. Oggi se muore. Lo so, però purtroppo è così che... Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni, capito? Rosso di sera. Sto con lei da mesi e non me la dà. Niente. Purtroppo quando è così devi fare una ragione e cerca di parlare con le amiche, che sicuramente ti sapranno dire dei punti in cui potrai andare poi a muoverti, capito? Per risolvere questa situazione, se no rosso di sera, un bel PC si spera, giusto, no? Attenzione che adesso che hanno visto che funziona anche la chat di Twitch, attenzione, stanno spammando, bravissimi. Ah, Stefano Dante 2.0, sì, stavo facendo l'app. Allora, intanto voi lo so che voi chiacchierate, magari neanche state vedendo più di tanto, no? Perché io capisco, attenzione, buon pomeriggio dalla Francia, costa Atlantica, Bordeaux, qui per lavorare, grande signor Fabio. Bravo, grande Gerardo. Bravo Gerardo, bravo. Allora,
Io tanto che non te va a contagiare, quelli se mangiano i rane. Brutta, brutta cosa quella. Mannaggia, mannaggia. Allora, io tanto vado, non è questo di quello che faccio, cioè ormai lo sapete. Stefano mi ha, senza H, ha lasciato la 1070. È un amico tuo, Ciro? Ah, senza H. Mi ha lasciato la 1070. Credo sia una battuta sul fatto di prima della ragazza. Se ti ha lasciato la 1070 probabilmente ce l'hai da meno di 2 anni, quindi è in garanzia. Almeno quella la puoi cambiare. Avete fatto la vostra strada insieme. È tempo di cambiare, adesso è tempo di passare alla 1080 Ti. E andiamo, su, un bel upgrade. Allora, non avete rimosso assolutamente quello che aveva scritto e medio intervero. Ma io so io che ho problemi a leggere o sono loro che hanno problemi a scrivere? Non avete rimosso volutamente. Dove sta? No, l'ha ritirato lui. Attenzione, ciao divino, ciao. Adesso ha capito che ha detto io l'ho fatto, quindi so io che non riesco a decifrare. Oggi c'ho... ho attaccato tardi oggi, purtroppo ieri ho fatto tardi al Tesla e... Io ho attaccato presto. Un problema. Mi spiace. Sì, ha attaccato presto. Poi il signorino se n'è stato la sera a giocare a PlayerUnknown Battleground. No, perché si è fatto il gruppetto lui a Tesla 478 e vanno a popolare i server. Figo. Ah, era una citazione stefanesca. Grazie, ormai ho un mio capo. Poi Stefano con i giochi è titubante. Che ha fatto? Lui ha aspettato veramente per giorni e giorni. Usava gli account degli altri. Poi a un certo punto ha deciso: no, me lo compro. Sì, prima poi vedo come va. Allora, visto il video oggi sul BIOS, volevo chiedervi se io ho un MSI Bazooka M250 nel 574, avrei problemi di BIOS? No, non avrei problemi di BIOS nel montarlo insieme, ma l'aggiornamento del BIOS è sempre consigliato. Lo puoi fare anche direttamente con Live Update, c'è un altro video in cui lo spiega il Fabio, e quindi vedi quello se non sai come si fa, ma comunque è molto semplice. Poi, date qualche consiglio contro i virus del momento, non andare sui siti zozzi, questo è il consiglio che vi do, va bene? No, sto scherzando ragazzi, purtroppo non c'è un modo per evitarli, bisogna navigare su siti che si conoscono, non cliccare per sbaglio neanche sulle pubblicità e via dicendo, così almeno tutto va per la maggiore. Io dire a casa non utilizzo antivirus, vado così. Attenta, è bravissimo, attenti a quello che avete nella vostra posta, molto attenzione. Allora, sto mettendo in questo momento l'alimentatore, lo vado a mettere perfettamente al limite. Allora, questo lo cercate di mettere qua così. Ecco qua. Bene. Poi. Che stress. Guarda, mo spammano più su Twitch. Su Twitch che ci va, vero? Bene, ma fa piacere questa cosa, perché Twitch purtroppo sta sempre di meno, quindi parlano di meno. Controllo sempre bravo, poi tanto adesso possono parlare tra di loro, perché quelli di YouTube leggono Twitch e viceversa. No, io infatti per questo l'ho voluto mettere, so che loro sono due. No, perché la domanda l'hanno fatta di qua, io l'ho letta, ma di là hanno risposto. Giustamente. Lo so che loro sono duri a morire, loro adesso erano abituati con l'altra visuale dell'altra camera, però abbiamo dovuto fare spazio per mettere tutte e due le chat. È giusto. Poi non volevamo neanche farle troppo piccole, nel senso che poi dopo se si leggeva solo una riga era un peccato. Sì, capirai, se non riesci a leggere. Mo' fino a che siamo ancora pochi. Che tu non... dici a un certo punto comincerà a scorrere talmente veloce che... faremo come i messaggi radio, tipo tutti i nomi, sai, quelli che scrivono ciao mamma ti penso e scorre, no? Ah, non avete rimosso veramente quello che aveva scritto Intel AMD, scusate per... No, vabbè, perché, dai... Ah, no, perché uno aveva scritto Intel AMD, però non ho... No, era che è startata una live così e già te parte la domanda che ti fa infervorare, era un po' greedy. Allora, siamo messi poi, scusate, bene... Scusate, perché non vi piace questo cake? Ciao, la cosa sta monta bene, sta venendo veramente bene. Non è per tutti, per carità, perché comunque... Ragazzi, domanda importante. Vorrei rivestire il mio PC. L'ho acquistato Windows 8.1, poi lo aggiorno al 10. Nella partizione di distro c'è sicuramente 8.1. Perdo Windows 10? Sì. Però come ti do io, installa direttamente Windows 10. Il codice di 8.1 lo dovrebbe prendere.
Questo dovrebbe prendere 90, sì, 99 su 100. Non te lo metto per iscritto, ma sono quasi sicuro. Se metti il DVD, cioè il DVD, la chiavetta Windows 10 Home, se, cioè quella base, insomma, da, scaricata dal sito Microsoft, se tu c'hai Windows 8.1 dovrebbe prendersi il codice in automatico e diventare originale. Sì, ma prendilo con le pinze, quello che dice Fabio. Dovrebbe. Io non mi fiderei. E prova, ma le che va di spingi e di starti. Se ti chiede il codice vuol dire che non è così. E in quel caso mi puoi insultare. Bravissimo. Qui si mangiano le rane e le ostriche, io come buon cuoco le devo preparare. Ah, ecco, no, mentre tu fai il cuoco, questa cosa, lo so, noi siamo più tipi della matriciana, cacio e pepe, cioè io e Stefano siamo proprio basic, terra. Molto basic, al limite cozze, pachino e pecorino, se proprio dobbiamo andare su qualcosa dove c'è il esatto. Pesce. Esatto. Windows 10 se sta a prendere anche serie di Windows 7 o fa diventare no, il Windows 10? Guarda, col 7 sono sicuro che al contrario non lo fa. Tra 8 e 10 dovrebbe, ti ripeto, ebbe tra virgolette. Capito? Quindi molta campana quello che dice lui, perché... Ma io sono stanco una prima, chi la fanno a Perugia? Allora... Ragazzi, qualcuno viene a Perugia a SmashCon? Lo Smash Con. Come c'è piaciuto? Ci sono i mates. C'è anche Blink, lo sai? C'è anche Blink? Sì, c'è Blink. Salutamelo. Ecco, mo che io ho detto l'amichetto suo VR46. Mo. Lo so. Comunque, fatalità, dobbiamo parlare proprio del Mugello, che ci sarà il 4. Poi i mates ci stanno tipo un paio d'ore. Fanno tipo, oddio, anima, Stephanie. E Blink invece tutti e due i giorni, tutto il giorno, ho letto. Ah, ok. Prende, perché noi non l'abbiamo detto a nessuno. Non sapete, dopo Teramo... siamo trovati bene, è capitato anche la possibilità di andare a SmashCon a Perugia e il buon Fabio, lui, andrà con il buon Ramza, che è Guglielmo, quel ragazzo che avete visto con noi a Teramo. Io non andrò perché sarà soltanto sabato e domenica e si parte veramente easy mode, ovvero non porteremo PC demo da far vedere, da provare, neanche il VR. No, perché in realtà non c'erano lo spazio, ci hanno detto guardate se volete c'è rimasto uno spazio che è un 4x2, cioè una cosa piccolina proprio, giusto per farci vedere. E ho detto vabbè andiamo, roba che andiamo in due, un po' di tastiere, un po' di mouse e proviamo a così. Esatto. Tanto per andare a fare un giro. Esatto. C'è la connessione, potremmo vedere in caso se funzionasse di fare una video call su Skype. La video call è come abbiamo fatto a Romix, no? La possiamo fare quella. Perché io non vado, perché giustamente partono di venerdì. E... la video call la facciamo sabato, perché io venerdì sto a montare. E certo, no, sabato. Facciamo sabato. Oddio se... Allora, chi è che mi aspetta, Io sono un uomo tutto di un pezzo, divino. Sia da Windows 7. Allora, Fabio Peretti, in quale programma usi? Uso Video Deluxe della Magix, ma non lo so usare bene, infatti faccio schifo. Però è uno dei più semplici, secondo me. Ho provato a usare Sony, sono partito da zero, ho provato a usare Sony Vegas e questo qui. Con questo mi sono trovato meglio perché è più immediato. Quindi sono partito con questo, adesso mi sto diciamo skillando con questo, anche se credo che Sony Vegas sia comunque più completo. Però imparandolo da zero ho preferito partire con un programma un po' per nabetti, insomma. Bene. Allora, intanto mi sto avvitando le ventole sul radiatore per il raffreddamento al liquido. Quindi queste le mettiamo qua. Tanta roba Stefano. Lo so. Oh, comunque su Twitch sono in 7, spammano più dei 56 dei bravi, video. Bravi, no, c'è niente, quelli del muretto sono sottosta. Ah, a Teramo c'era a Cadda, dice. A Cadda, a Teramo c'era, ma a Perugia non posso. Ma ci sei passato a trovare? O forse è da lì che ha intrapreso l'avventura del seguirci. Non lo so, dici qualcosa a Cadda, aiutaci un po', perché io non... A Teramo, a memoria, non mi sembra che nessuno sia venuto a dirci del canale. No, poi magari, io, magari a Pivox o a Ranza, non lo so. Quanto viene a costare questo PC? 2.300 euro. Mo lo scrivo nel titolo. 2.320 sarebbe.
3V, senti quanto è preciso. Vabbè, che stanno pure i 20 euro di neon. Se può contare, può contare tutto. Se no è 2003. Del mezzo. Fabio, mi porti a Perugia? Chiede Claudio. Guarda, ho caricato adesso la macchina, calcola, siccome che andiamo con talmente poca roba che neanche il furgone ho preso, io te ci porterei pure, ma dovrei legarti sopra al portapacchi perché non c'entra... O sul cofano davanti, sai, infilatimi il Ramza dentro, credo, neanche uno spillo. Cioè. Nello dice, buongiorno, confermo Windows 10, prende le chiavi di 8.1 testato sul mio PC. Bravo Nello, grazie della info che confermi. Ah, va bene, dai, stiamo andando bene, eh. Come ho finito di abitare qui, metteremo questo all'interno, colleghiamo tutto. Beh, sono le 3.10, diciamo che non stai... No, ma guarda, questo PC si monta abbastanza facilmente. Si monta da solo? Sì, si monta da solo, io se me ne vado e ritorno, questo lo trovo finito. È finito. Maledetto. Sì, domenica c'era solo buon Fabio, ma era con dei clienti. Okay. Trattate Ryzen? Sì, lo trattiamo, però su richiesta. Poi non è vero, domenica c'era solo un buon Fabio, eh. Se tu hai visto lo stand, c'era anche Stefano. La differenza è che Stefano stava giocando con i bambini di 8 anni col VR. Giocando, stava ancora appresso e si spalmavano sul muro. Il VR, hai visto? C'era lo stand e di fronte c'era l'aula. Dentro l'aula c'era Stefano con Ranza. Ranza guardava i PC e Stefano il VR, perché Pivox ovviamente ha dato forfè perché... È venuto un giorno, ha iniziato il video e poi ce l'ha fatto finire. Sto a sentire male. E tu me ne vado a casa, ciao. Lo sai che. Quindi se c'è questa live venerdì nulla. Guarda, venerdì il problema è che io non ci sono. Quindi abbiamo sempre il solito problema che Stefano dovrebbe farsela da solo. Il problema è che se se la fa da solo, poi la starta, entra una persona a chiedergli un preventivo, siamo rovinati. Nel senso che decibate tutto il preventivo, magari con la richiesta di finanziamento annessa. Ma sai che dentro questo H1002 manca? No, ti hanno dato un cavo per un altro? A me serve una cosa che unisce le due ventole da 4 pin, quindi uno splitter 4 pin, ci hanno dato questo. Ma no, questo è del case. Sei sicuro? Sì. Allora ci manca, a me non sta qui dentro. Va bene. Non C'è. A posto. Allora, adesso mi preparo il backplate. Dove potrei contattarvi per il preventivo? info@easyfix.it. Ma comunque il nostro sito, se tu metti il materiale nel carrello, ti dà già un preventivo, cioè ti fa il totale dei pezzi che hai scelto. Poi l'assemblaggio e l'installazione calcola che da noi non la paghi, quindi la somma dei pezzi è quello che è tu il preventivo paghi del PC. Alessa, ci ha spedito la scheda madre? Ma voi fate anche i setup agli utenti che ve li chiedono? In che senso i setup? Cioè, noi configurazioni non le facciamo se non prese dal nostro sito. Poi se ci chiede se installiamo roba non nostra, sì, lo facciamo, ovviamente a pagamento. Il telefono. Questo sarà uno dei clienti che ci dà. Adesso. Adesso. Io mi avevo detto di contattarvi. Pronto Esitix? Allora. Io, come vedete, ormai sapete che io sto preparando il backplate, perché questo è quello che faccio ormai tutte le volte, perché tutti i case che stiamo facendo stiamo montando questo tipo di raffreddamento. Stranamente, ma ormai questo va per la maggiore, non si rompe, funziona bene, costa poco. Quindi voi. Da Ethernet a USB e dai. Basta, no? E c'è dai. Il Mac scommetto. No? C'è il Mac scommetto. Non lo so che c'ha, però no. Allora. Quindi, ma non te l'hanno già fatta sta domanda se fate oggi la live venerdì niente? Sì, me l'hanno fatta la di là. Ah, te l'hanno fatta da Twitch. Ok, stesso discorso, la live del venerdì non so se la faremo o comunque forse sabato. Faremo un mini collegamento, sì, sabato. Mini collegamento, manderò il nostro inviato da Perugia che ci farà vedere. Comunque se non c'è la live venerdì state tranquilli che vi piazzo comunque un bel video di un'ora e mezza dove Stefano su Madonna su qualcosa, eh. Non è che ve la faccio passare lì. Sicuro, liscio. Sicuro. Allora. Anche che abbiamo dei bei video che devono uscire, eh. Poi questa settimana, adesso finita questa ondata di fiere, settimana prossima dovremmo iniziare a lavorare a due progetti che in realtà saranno due serie che abbiamo già in realtà iniziato, però non siamo usciti con la prima puntata perché sapevamo
che tra la prima e la seconda e la terza sarebbe passato molto tempo, sono lavorazioni molto lunghe, noi poi le serie cerchiamo di far uscire una puntata a settimana perché non ci piace fare uscire la puntata e poi farvi aspettare 3-4 settimane che esca la seconda, quindi cercheremo di farle uscire quando saremo più o meno a metà, di modo che andiamo di pari passo. Esatto. Sono due serie molto particolari, eh? Una riguarda un Hackintosh, ve lo posso dire, però è un Hackintosh molto 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 particolare, e quell'altra riguarda del Plexiglas. Del Plexiglas. Allora, questo lo mettiamo così. Te ne anche a dare una mano, stai, Claudio Ciamarra. Ah, Claudio, ma te non stai al lavoro? Claudio va finta a lavorare. Ma te pagano lo stesso, pure se stai su YouTube? Un raffreddamento ad aria rispetto a un aglio, quanto perde? Se perde, dipende che raffreddamento ad aria. Se perde, perde solo sotto sforzo il processore, quindi comunque overclockato o comunque lavora al 100% quindi ad alte temperature, lì c'ha un po' più il limite dell'aria, che comunque una volta che si scalda nell'insieme all'interno del case, comunque non viene raffreddato con aria fresca. L'acqua invece un po' meno soggetta a condizioni climatiche esterne, no? Condizioni climatiche. Sì, 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 se piove all'interno del case se ne frega perché è chiuso, circuito chiuso. Ok, io intanto avvito tutte cose qua. Bravo, di qualità notto a seminari, bravo, i nostri utenti sono ben studiati. Ok. Radiatore montato. Adesso vado a mettere la pasta termica con il ditone. Voi non l'avete visto. Per perché... qualsiasi cavo della categoria 5 o superiore, possibilmente schermato, e stai a posto. Hanno fatto pure il 6 e il 7, ma in realtà non trai beneficio da un cavo di rete più skillato. Migliore. Se ormai costano uguali, ti posso dire prendi il categoria 6. Categoria 6 comunque è un cavo buono. A 5 ormai è lo standard più comune che c'è. Però il 6 ti fa una mini rete dentro casa, insomma, sì. Lo puoi prendere in considerazione. Allora, mi servono le no niente, sto pensando tra me e me, sto pensando tra lui e lui, i capi delle ventole. È buono. Che differenza c'è tra schermato e non? Allora, il cavo schermato ha una schermatura, in realtà anche il non schermato è schermato, ma è meno schermato dello schermato. Senti che gioco di parole. Quindi che succede? Che il cavo schermato puoi passare, è schermato. Il cavo non schermato non è schermato. Questo l'avrebbe spiegato Stefano così. Il cavo non schermato non è schermato. È schermato però, stesso tempo. Anche sì, se non è schermato. È meno schermato dello schermato. Dal cavo schermato può passare insieme ai cavi elettrici. Quindi se hai i cavi elettrici che passano nelle vicinanze, o lo devi passare in una canalina, o lo devi passare nel muro, o passa vicino ai cavi elettrici, se il cavo non è schermato potrebbe disperdere, mentre invece quello schermato no. Tutto qua. Se lo devi usare, per esempio, un cavo che va dal modem al PC, se è un cavo di 2 metri non serve che sia schermato, serve schermato un cavo che passa nel muro. Ma insieme quindi, ai cavi elettrici. Ti faccio una domanda a Clu. Un cavo schermato è schermato o no? Non è propriamente detto, quindi no. Uno schermato. Hai detto uno schermato? Sì. Quello schermato è schermato. Poi è sono schermato. Diversi, c'è schermatura singola, doppia e tripla. Mi sto addentrando troppo. Troppo. Ragazzi, ciao a tutti, avrei avere un parere. Non sa leggere. Avrei avere un parere, cioè sì. Questo è peggio di me. Vabbè, questo, no, sai che c'è, che loro scrivono in modo perché che tu possa capisco, capire. Okay. Da parte vostro, essendo con qualche piccolo problema tecnico, con l'H, riguardo al mio, questa è l'H di prima che ci ha messo quell'altro. Riguardo al mio PC, come potrei mettermi in contatto con voi da condividere il problemino? Allora, prima cosa, se hai abbandonato un attimo i studi per vedere la live, ci fa piacere, però secondo me torna al più presto sui tuoi libri, specialmente quelli di italiano. Guarda, secondo, aspetta, no, mi è arrivata la notifica, questo video lo cercavo da tempo, con l'H e basta. Allora, seconda cosa, ti puoi mettere in contatto con noi, il sito che vedi qui, qui di lato a me, qui, ardenova.com, vai sul sito, trovi contattaci, info@easyfix.it è la mail,
Quindi dopo di ciò ci scrivi. Certo, cerca di scrivere qualcosa insomma di capibile, eh? Marco, ma montate anche PC con affreddamento custom? No, perché Stefano non è capace, quindi montiamo solo gli Ioni One. Marco. Marco chi? Marco Twitch. Di Matteo 99. Allora Marco, se tu, è vero che ci segui su Twitch e ci fa piacere, se tu vai sul nostro canale YouTube, ci sono diversi video di assemblaggi con raffreddamenti a liquido custom, con tubi in acrilico tra l'altro. Quindi tra l'alto perché è alto, se no era tra basso, cioè è facile come cosa. Scusate, negli ultimi 14 anni ho scritto soltanto in tedesco e parlato. Ah, ok. Però sei italiano. Almeno tu sei giustificato, pensa che Stefano sa solo. Che ti ha detto questo? Che lì altre lingue. Negli ultimi 15 anni romanaccio. È quella la difficoltà. Allora, tedesco. E beh, è normale. Allora, vado a mettere. Ma che c'è anche bianco? Sì, esiste anche bianco. Sono Dexter 99 su YouTube. Ah, quindi ti sei sdoppiato. Ma perché si sdoppiano e scrivono un po' da qua e un po' da là? Che mi piace poi rileggersi da una parte e dall'altra questo. Ok, prima vite messa. Come state messi là? Sono messi che come al solito fanno un minimo sindacale, che ci sono 56 spettatori, 55 like. Bene, ci fa piacere ragazzi. Fa piacere perché non si vogliono sforzare più di tanto. Beh, però per essere martedì così, mercoledì scusa. No, calcolando l'orario, ovviamente stiamo facendo gli stessi numeri che facciamo il venerdì. Venerdì sera, che ci vuole fare il venerdì? No, non è meglio la mattina. Venerdì mattina no. Fammelo direttamente la mattina, così ci guardano la scuola direttamente. Bravo. Il mio PC con il 574 con un Cooler Master Blizzard D2 sta sui 38-40 gradi in un case dell'Hidec Spacebox, molto carino e molto buono per il prezzo che ha. Sì, però lo Spacebox è un case linea office, quindi personalmente ti consiglierei di passare a qualcosa di meglio, visto che c'hai un i5. Lo usiamo pure noi lo Spacebox, lo usiamo per i PC della linea Easy PC. Però ho messo like da 4 account diversi, bravo Alex. Aprine altri, vai. Se credo altri 10 minuti scarsi perché Stefano ha finito. Io mi sto addormentando, quindi. E cioè tu devi iniziare live, ormai ti metti a sede. Sì, è vero. E ma perché inizio. Non voglio. Poi ormai la telecamera era puntata così. E quindi niente. Diciamo che faccio, ora faccio finta di lavorare, io metto il logo di Twitch e dietro la chat, di modo che quando loro scrivono. No, così non si può. No, così me la sovrascrive, niente così, pazienza. Allora, quanti watt ci vogliono per una 1060? Ma guarda, dipende dal resto del sistema, ma la 1060 pure insomma poco, sì. Cioè in teoria pure con 4,50 di qualità ce la faresti, secondo me. Però spettatori, 60 like. Bravi! Bravi ragazzi, mi state piacendo perché di mercoledì avete dimostrato. Comunque, a parte questo, cambiamo discorso. Per noi fa pure meno fatica perché registra il video poi tocca montarlo. Invece così io non faccio niente, io sono metto a posto le fascette. Stefano fa la stessa cosa, parla forse di meno, sì. Poi il video si uppa da solo, sì. Non faccio neanche. Manco lo sforzo, non devo. No, si monta da solo, è già bravo. Montato. Bravissimo. Carino, ecco, potremmo farne di più. Di più, certo. Perché noi tanto stiamo sempre insieme nel tuo negozio, certo. Giusto? Allora, che ti volevo dire? Così proprio spiccio. Ma secondo voi questa è o non è l'eletta del mese? La configurazione build gaming, secondo noi, più giusta, equilibrata, rapporto prezzo-prestazione? Equilibrata, 2300 sacchi. Capito, c'è la 1080 Ti dentro. Ho capito, fratello, però. 2300, ok, 2003 con questa giochi a tutto. Con questa sfido chiunque, pure 4K. No, io una volta ho lasciato 2300 euro, se parte in gioco e mi dice devi mettermi a medio, io devo ricordo. Sì, magari a Steve Jobs. Ho lasciato 1300 euro. Guarda che ce fai, 1300, apri Word e basta. Allora, andiamo con la scheda video, ragazzi. Vai, è il momento. La bestia sta per uscire. Come narra, stiamo come se fosse un prosciutto. Che faccio? Lascio, signor? Allora,
Perché G più Z rileva i 5700K di sesta generazione? Perché è falso. Il tuo è un 6600K mascherato. Ma probabilmente perché non si è aggiornato e non legge bene. Allora, bravi, confermo che è ottima. Questa è la 1080 Ti. Intanto ci sta guardando Riccardo. Riccardo non ha capito e ce l'hai guardata YouTube. E dire che qua ce lavori veramente. Immagino, sì. 1080 Ti, bel bestione, vedete quanto è massiccio col dissipatore, due connettori da 8 pin, backplate con il dragone perché noi facciamo i fighi, che ci piace essere i fighi. Guardate che bel bella mattonella, questo è un bel foratino, no? Togliamo la placca, la protezione del PC Express. Potevi toglierla un po' più dolcemente invece di... Ma che te frega, stupra sembra... la scheda. Allora, e queste sono le uscite, ah, due HDMI, due DisplayPort e una DVI. Naturalmente ragazzi la serie 1000 non ha come, più non c'è il l'analogico, quindi il DVI questo non va in analogico. La gente che arriva a casa, compra la 1080, arriva a casa, ci chiama e fa, ma non c'è l'attacco per il monitor. Capito? Allora, che attacco hai? C'ho quello azzurro. Cioè, mi riporti la scheda video, non sei degno. Allora, salve ragazzi, la differenza c'è la 1080 Ti e la 1080, c'è un abisso, Diego. C'è proprio un abisso. Dovresti leggere più che altro, più che te lo spieghiamo noi perché è troppo lunga, dovresti andare a vedere i benchmark. Ok, la inseriamo all'interno del case in questo modo. Va bene, questo case è piccolo, è stretto, però è ospitale, devo dire che giusto un po' sopra con radiatore a doppia ventola sta un po' risicatello, però comunque ci va, perché alla fine ci va. Riccardo, immagino tutti gli impegni che avete per fare una live a caso. No, ci siamo solo caricati la roba per Perugia fino adesso e sì, non c'avevamo niente da fare. Sì, Riccardo. Questo poi ti ricordo che era un PC che avresti dovuto iniziare tu ieri. Lo stagista questo che parla da Facebook, voi che... Con questa gira tutto in 4K? Sì. Con questa sì. Quanto è grossa sta 1080 Ti? È bella grossa ragazzi, una bella bestiola. È un po' più spessa di una 1080 normale o comunque di una serie Gaming X del MSI, quindi comunque c'è bisogno di pesa, più poi dissipatore, come vedete. Allora posso rimettere intanto... Pesa ma alleggerisce pesa, al suo tempo. Sì. Hai capito perché alleggerisce? Sì, alleggerisce sì, tantissimo. E portafoglio. Portafoglio alleggerisce, questa entri vedo con un peso e ne esci con un altro. Allora chiudi qua e questa è fatta, possiamo rimettere... Le vitarelle protettive, quando le trovo. Questo case potrebbe meritare l'adesivo speciale MSI, sì, Powered by MSI, questo qui lo ricevono soltanto gli eletti. Questo adesivo qui ce l'abbiamo noi e credo altri 10 negozi in tutta Italia questo adesivo. Quindi, grande Vanni, c'è scritto sulla pagina Facebook, perfetto, sentivo vibrare infatti. Allora questo dopo lo mettiamo, l'adesivello. Poi mi serve un cavo SATA, no, già l'avevo preso, me l'ero già preparato da qualche pizzo, eccoli qua. Mi serve un cavo SATA per collegare l'hard disk meccanico. L'alimentazione già l'ho messa, quindi comunque questo qui lo andrò a mettere sul SATA 3, perché l'1 e il 2... Marco, l'abbiamo detto all'inizio del video, sono equivalenti. Cosa? Gigante con Corsair e l'alimentatore. Ah no, sono equivalenti. Questo qui di fattispecie è un Antec, però. Ok, hard disk messo. Mi serve il cavo di alimentazione per la scheda video. E poi abbiamo finito. Raga, un buon monitor per una 1080 Ti, budget massimo 500 euro. Tosta, Tobi. Cioè, un buon monitor sì, però non mi spara tipo 4K, perché la 1080 Ti, giustamente, tu magari ambisci a quello, però è tosto, eh. 500 euro alla fine per un monitor ad oggi ti posso dire sono tanti ma non sono neanche troppi, quindi non lo so. Niente, con Stefano voi non dovete chiedere consigli a Stefano perché lui vi fa spendere tanti soldi. Io faccio spendere tanti soldi, io dico il giusto. 500 euro che compri ad oggi, scusa, stai nella terra di nessuno perché non prendi è 144 man... Hz sì, 2K forse già stai al limite, 144, no, non ce la fai. 2K 144 Hz ci vanno almeno 800 euro. Sì, 700-800 euro. E lo prendi o 144 Hz o 2K. Forse 4K. Riesci a prendere un 27 144 Hz full HD, ce la fai tranquillamente. Sai che è anche bello bilanciato esteticamente sto PC. No, manca di neon. Ah, te li devo prendere, vedi? Ah, l'hai preso già. Sì, il problema è secondo me questi qua stonano un po', e col blu questi spareranno un sacco di luce. Lo so, però li hai, ma non credo, perché comunque il bicolore non è male, è quando ci sono troppi colori che non va.
magari alla scheda madre gli fai tutti i led blu e dovrebbe essere un blocco uniforme blu con la luce verde sparata sopra, non vedremo. So vedremo che significa il, che cosa significa l'adesivo. Quello è l'adesivo che significa che questo PC è powered by MSI, possiamo montarlo sui PC full MSI pure se la metti girata la smorza un pochetto, però sì, è meglio così secondo me. Sì, sì. Basta che quando chiude non... no, non dovrebbe, ora facciamo la prova. Aspetta, questo lo faccio stare qua. Ok, quello sopra. C'ho lo stesso problema. Anzi, peggio ancora qua sopra. Incinti qua. Sì, forse. Che non ce va, però lo metterai girato, soltanto qua. No, là ci vanno i denti dalla paragrana. No, 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 no. Mettilo qua per così. Ma rimane a vista, no? Eh no, perché che arriva qua giù la paratia. Certo, ma gli basta la... almeno se fai così che basta, non si può fare. Manda dietro. Sperando che non si cosa quando chiudi. Questo qui è strettino. Lo so, sì. È bello, però... cioè, per quanto è piccolo, in realtà c'è anche tanto spazio. Sì. Un consiglio su 144 Hz, ragazzi, il budget è che... ah, non è dei più elevati, lo so. 144 Hz, ragazzi, Tobi, parti con 300 euro, 290 e qualcosa, prendi l'XL2411Z della BenQ, sul nostro sito, valla a vedere, ottimo monitor. Ok, allora, poi... ci vengono i Red Rose, sì, è vero, però noi purtroppo quando facciamo i preventivi... possiamo consigliare, però possiamo decidere noi. Non possiamo decidere noi. E poi io in realtà gli avevo suggeriti bianchi. Esatto. Poi bianchi, alla fine sono cose che in realtà tutti quello ci che stanno pensato, bene. Ci ha richiamato e detto no, li voglio verdi. Vabbè. Allora ragazzi, io sono pronto. Posso andare all'accensione, poi vediamo come sistemare meglio questi LED. Vado, prego, a te l'onore Fabio. Non hai fatto niente tutto il tempo. Schiaccia, sarà davanti in basso qualche pizzo. A posto. Hai visto? Manco col dito, faccio io. Maledetto. Sì, questa è una bastardata. Eccolo qua! Allora! Il verde però non spara così tanto, sta. No, dovresti vederlo chiuso. Ok, mo lo mettiamo chiuso. Allora! Dove ce l'hai? È qua. Mi stavo quasi persa. No, in terza che ti senti male. Ecco qua. Allora, questo è l'effetto da chiuso. Sempre se si chiude. Fermo, regge la paratia? No, ci stanno questi. Ah, proprio andiamo proprio a filo, eh? Mm-hmm. No, non è. E scendete più. Ma sei sicuro che è questa la paratia sopra? È questo. Ecco. È messo. No, sotto entra. Ho capito come entra. Aspetta. Se non chiude è perché c'è il neo. Lo so. Non so quanti denti ha. C'è una parecchia. Non ce la fa a passarci. Ah, ciao Cosmic! Allora, vabbè, a parte del pannello che dobbiamo comunque sistemare questi LED, questi neo. Te lo dico già, dietro di là. Per forza dietro praticamente. Così che sparavo davanti a voi, no vabbè. Dai, mo lo troviamo una posizione, dai. Per adesso lo poggio un attimo così che non vi dà fastidio alla vista. Comunque in cam non esce benissimo. Allora, che ne pensate di questa build? Risultato davvero bello, grazie. I colori comunque normali sono sempre discutibili, quindi comunque ognuno ha i propri gusti, quindi su quello non discutiamo. E poi calcolate sempre bianche. Che i LED della scheda madre e della scheda video si possono decidere con l'app, quindi... sì, esatto. Verde no, lo so, non è tamarro, è vero. Non a tutti piace questo accostamento, però col bianco forse, come avevamo consigliato noi, era leggermente meglio perché riprendeva un po' le ventole frontali, la ventola dell'alimentatore. Però dai, comunque ci sta, poi è il suo sostanzialmente il PC, ragazzi, quindi comunque... sì, poi questo te lo aggiusti, ti ripeto, i LED... sì, i LED li puoi mettere verdi, questo lo metti verde, quelli della scheda madre li puoi mettere blu, fai un contrasto che è bianco, blu, verde, cioè più o meno... una volta che è chiuso tanto c'è una cozzaglia di colori dentro, che l'importante è che fa luce. Poi,
Cioè comunque, anzi, sono la residuo, sì, l'adesivo sulle RAM sono RGB, sì. L'adesivo sulle RAM è bianco, si può scegliere il colore dell'adesivo, quindi si può mettere rosso, blu, verde, RGB, e quello in base a come fate il case e il PC, noi vi stampiamo l'adesivo colorato, così poi ve lo attaccate voi. È la 1080 Ti rossa che stona, ho capito, ma la 1080 Ti può essere pure marrone come in Noctua, però comunque la 1080 Ti il colore passa in secondo piano. Va bene, allora ragazzi, sono le 3.35, io ho staccato, quindi ciao a tutti. Ma chi saluti? Ciao. Vabbè, raga, se n'è andato. Io adesso vi chiudo la live in faccia brutalmente, non è vero, dai. No, vabbè, dai, giusto per loro. Passo per fare l'ultimo saluto di questa live così improvvisata. Allora, dai, ricapitoliamo. Venerdì troverete un video, forse, e dico forse, una live rapida sabato, se lì a Perugia abbiamo la connessione. Troverete un mini video extra che uscirà tra, credo, domani, che vi spiega che cosa faremo a Perugia. Poi troverete il video domenica. Se non vi siete già iscritti, abbiamo Telegram, abbiamo Instagram, tutte novità. Vabbè, Facebook, c'eravamo da una vita, le solite cose, Ragazzi, allora, ciao a tutti. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, sempre like, condividete. Prendete i video di YouTube e condivideteli su Facebook. Facciamoli girare, così possiamo crescere di più, perché stiamo arrivando quasi a 2000 iscritti, quindi siamo molto felici di tutto ciò. 2000 iscritti, c'è un video extra. Se non vi è piaciuto il video, lasciate like verso il basso. L'importante è che sia un pollice verso l'alto o verso il basso. A noi non ce ne può fregare di meno, tanto saranno sempre, speriamo, sempre più quelli positivi. Quindi ciao a tutti, un bel sorrisone a tutti voi. Buona giornata, buon proseguimento di giornata. Ci troviamo forse venerdì o forse comunque con prossimi video. Ciao a tutti, ciao.